Quest'anno abbiamo voluto aderire anche noi perché sempre di più ci si rende conto che il nostro stile di vita, così come finalmente riconosciuto dall'Agenda ONU 2030 a livello globale, non è più sostenibile. Dobbiamo senza meno iniziare a cambiare il nostro stile di vita, dobbiamo renderlo più ecologico, più sostenibile, più intelligente. E per fare questo abbiamo pochi anni, perché al 2030, come sostiene l'Agenda ONU del 2030, dovremmo riuscire ad avere un ambiente, un pianeta che rispettiamo in maniera giusta e corretta, e noi cominciamo a vivere in maniera più sostenibile. Quest'anno il tema di Mi illumino di meno è il salto di specie. Deriva chiaramente dal salto di specie che è avvenuto con il virus, dall'animale all'uomo, e si richiama come una metafora il salto di specie per un'evoluzione ecologica. Noi da qualche anno abbiamo attuato un progetto importantissimo che è stato quello della riqualificazione di tutta la pubblica illuminazione. Abbiamo sostituito circa 1700 punti luce, abbiamo messi tutti a LED con un risparmio di circa il 70% di energia e con oltre 300 tonnellate di emissioni di CO2 in meno in ambiente. Questa è una dei più importanti investimenti che abbiamo fatto, con la messa in sicurezza degli impianti, con la sostituzione di pali e di tutti i corpi illuminanti. Altre significative azioni sono quelle della sostituzione degli impianti di riscaldamento in quasi tutti gli edifici comunali, in particolare le scuole, e questo ci ha portato a un risparmio energetico, chiaramente con un risparmio anche economico nel bilancio comunale, ma soprattutto un bilancio più sostenibile a livello ambientale. Ogni anno piantiamo tantissimi nuovi alberi e abbiamo cercato di piantarne sempre ogni anno, perché corrispondono anche ai nuovi nati, e quindi fortunatamente 50 o 60 piante le piantiamo ogni anno. Oltre a questo, anche per quanto riguarda l'acqua, abbiamo sempre cercato di fare delle campagne di sensibilizzazione. Abbiamo installato 3 casette dell'acqua per fare riconoscere il valore dell'acqua del rubinetto, che è potabile, quindi perfettamente in grado di soddisfare la sete anche delle persone. E dicevo, tutte queste azioni sono importantissime. La più importante chiaramente è l'investimento fatto sulla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. Consideriamo che oggi l'energia prodotta per soddisfare la nostra pubblica illuminazione è dal 100% proviene da energie da fonti rinnovabili.